Buonasera, buonasera. Quanti siamo? Buonasera. Io vorrei fare un applauso però al gruppo perché se lo merita, perché è stato... vi hanno fatto cantare fino adesso. Grazie al gruppo che sono molto bravi. Però è l'applauso più forte, cacchio, non lo so. Dai, facciamo una Batman. Alla sedia, alla sedia. Un giorno crescerò. Bravi, bravi, veramente, veramente. Hai un cacciavite a stella. Veramente bravi, complimenti. C'è anche gente sulla... c'è la... il paese è in discesa, ma che roba, c'è... è in discesa. Buonasera, buonasera, buonasera. Ma c'è gente anche sopra le travi, dappertutto c'è gente. La presa per il culo. No, dai, allora ci sentite? Dai, dov'è il fonico? Vai con la sigla, una sigla potente, vai americana! Ci senti? Ci senti? Ci senti? No, sto parlando con lui. Vai, vai, con la sigla americana, vai! Americana, americana, vai con la sigla! Sì, che bella, bella questa. No. Mi piace, non mi piace. No. Era ora che la mettevi qua che non si sentiva un cazzo. Ah, vaffanculo. Ah, questa è meglio, questa è proprio l'americana, meglio. L'americana, non mi piace. Questa è veramente meglio. Non mi piace. È luci, testa di cazzo! Non mi piace. Salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare. A tu sci così. A tu sci così. Non va bene. La sigla americana. Non mi piace. Io mi avvicino qui, ragazzi, perché fra un po' conosceremo bene i Fichi d'India. Lei non fa parte dei Fichi d'India, però vedete la tipica bellezza, vorrei dire, del nord Italia, no? Eh sì, se lo dice lei. Lei di Olmedo? Sì, di Olmedo. E questo bel calciatore qua a fianco? Di Olmedo. Ah, siete fidanzati? Eh sì. Ah, perché qui Olmedo ci si fidanza ancora? Sì. Allora, vorrei sapere due... Verina è il calciatore. La Verina è il calciatore. Vorrei sapere due cose. Chi sono i Fichi d'India? I Fichi d'India sono due personaggi davvero simpatici che sicuramente non ti faranno annoiare. Questo è poco ma sicuro. Ma se volessimo dire qualcosa di più di loro, cosa potremmo dire? A parte tutto quello che è il loro trascorso lavorativo, di cabaret, nei teatri, cosa potremmo dire di più? Non lo so, potrebbero essere dei maestri e magari potrebbero aprire anche una scuola e insegnare quello che loro sanno fare agli altri, perché far ridere ai giorni d'oggi è davvero difficile. È più difficile che far piangere, sì, però c'è da piangere, ragazzi, c'è da piangere, perché eccoli qui, sono proprio loro. Fichi d'India, eccolo qua, lui, poverino, è Max. Sono andato bene? Io sono il più bello. Vabbè, ho capito, però, ma hai sentito cosa ha detto la signorina? No, non l'ho sentito. Che dovreste aprire una scuola e insegnare ciò che voi conoscete alla gente. Certo, certo. Tra 40 anni. Tra 40 anni, adesso noi, io ne ho 47, sono già a metà vita. Quindi a 40, 47, 114 anni si può fare. Va benissimo. E poi abbiamo qui Bruno. Ciao Bruno. Tutto bene? Tutto bene, allora intanto scusate, voi che siete non anche... Non appoggiarti. Perché rovini. Ti dà fastidio, scusa. No, rovini la macchina. Vabbè, ma ragazzi, la macchina, oh, ragazzi, so, non sto toccando niente, ragazzi. Cioè, con un po' di calma, eravamo d'accordo che praticamente voi sareste rimasti seduti lì, taxi, dentro la macchina, nel taxi, io sarei salito, tra voi due avremmo fatto la chiacchierata. Bello no, così. Perché non si fate può, entrare, scusa. No, se sporchi le macchine. Come ti sporco la macchina? Ma guarda, sono in abito, ma guarda. Che mi interessa niente. La macchina che ha un valore, perché... macchina vera, dunque una macchina. Ma che l'abbiamo portata qua dall'Inghilterra, insomma. Ragazzi, ma gli accordi sono accordi. Se gli accordi
accordi sono accordi. Cioè, no, ma noi non accordiamo, noi siamo sempre scordati. Senti, ti do la moneta e basta che vai via. Per finta, Sei pure. Comunque stasera siamo qua. Ce l'avamo accordati che ti davo 2 euro. Oh, ok, grazie. Okay. Ecco, attenzione, io ho i 2 euro. A questo punto qua finisce l'intervista con i Fichi d'India. Partiamo. Amici, bentrovati, oggi siamo in compagnia dei Fichi d'India, chissà che magari 2 euro qui, 2 euro là, 2 euro là, riesco a farmi un pacco di soldi oggi. Ok, ciao, lui naturalmente, lui si chiama Max, sì, lui è il bello del gruppo, e poi c'è Bruno. Aspetta, la facciamo per un attimo, intanto ci facciamo prima la chiacchierata, okay, se no qui sì. È un macello. Allora, parliamo di voi e della vostra vita. Quando è che avete iniziato a fare questo mestiere voi? Nell'ottano? Noi intervistavamo la gente, poi dopo abbiamo capito che non era il nostro guadagnavamo solo 2 euro e allora poi abbiamo smesso. Allora, ed è un consiglio che diamo a molti, però capito, noi abbiamo iniziato così. Pareggiato la Lazio, stanno suonando. Di conseguenza, no, siamo qua perché effettivamente essere là era più dura. Noi abbiamo iniziato. Domanda era? Qual era la domanda? La domanda in realtà non è. Quando abbiamo iniziato? Quando avete iniziato? Ma dobbiamo ancora iniziare perché gli esami non finiscono mai, come diceva Edoardo. Dell'88 abbiamo iniziato in mezzo ai Fichi d'India e ci siamo punti, eravamo dolci dentro e pungenti fuori e siamo. Quindi qua. Questa è la motivazione del nome del vostro gruppo, pungenti dentro. Cioè, bravo, bravo, quello che hai detto tu. No, no, l'ha detto lui. L'ha detto lui. Poi Gigi Toto Cotugno ha l'etate. E i Fichi hanno. Che cosa? Beh, inutile dire. Se non lo capisci, a chi è. Le Fichi femminili. A chi è intenditore, poche parole, che non intendi, che si può andare in campeggio. Non mi ricordo più come si chiama quel brunetto. Non mi ricordo più la domanda che ho fatto poc'anzi, però ne faccio un'altra che così almeno faccio anche bella figura. Aiutatemi. Aiutatemi voi, no, una domanda anche più seria. L'intervista deve essere seria. Assolutamente, ma noi siamo serissimi, infatti, parliamo di cose molto serie. Ma come è cambiata la vostra vita poi? Sai, quelle tipiche domande che retoriche, come è cambiata la vostra vita nel momento in cui avete iniziato a fare successo e avete iniziato anche a fare un pacco di soldi? Diciamo che cosa mi stanno? No, noi siamo pagati ad applausi, quindi noi andiamo in banca, applaudiamo. Si e sta per suicidare noi. E poi è cambiata perché dobbiamo andare in giro con gli occhiali da sole, il resto. Siamo sempre con la testa sul comodino e le gambe nell'armadio. Siamo sempre. Questa è bellissima. Possiamo andare. Ma perché sei così triste? Scusa. No, sono allegrissimo. E diciamo che quando abbiamo queste interviste mi rattristo, però. Perché? Perché veramente è bello essere qua e parlare del più e del meno, anche se quello che ti fa le domande non sa neanche cos'è il più e il meno. Certo. Devo ricordare che Fini sta facendo casini. Ecco, siamo messi bene. Berlusconi? Berlusconi è un uomo che si assomiglia sempre più a Mao, dunque diventerà maoista. Maoista. Io ieri che ero con un personaggio anche importante della musica sarda, della musica internazionale, europea. Perché non sei rimasto con lui? No, perché sapevo che oggi dovevo essere qui con voi, perché Tomasiello mi ha detto ci devi essere, ci sono i Fichi d'India. Tomasiello! Il manager, hai capito? Mi ha detto ci devi essere, perché gli devi fare delle domande veramente intelligenti, e io vi voglio fare una domanda intelligente. Io però Tomasiello non lo conosco, conosco Luca, il Luca che è il nipote. Tomasiello non so. Facciamo una domanda intelligente, le donne. Le donne, bene. Possiamo andare? Le donne. Le donne le in massa si trovano solo a Carrara. Le donne in massa. Perché qua è il volante dall'altra parte. Le donne alla festa della donna sono tutte contente tranne le mimose. Si è fatto tardi. Arrivederci. Dobbiamo andare. È stato un piacere. Ragazzi, un'intervista bellissima. Le interviste vanno fatte serie. Ma sono serissime queste interviste. Certo. Guarda, c'è anche il pubblico che applaude. Guarda un po', fate pure l'applauso, fallo vedere. Due. Questo è il pubblico. A questo punto Lello, se ti giri, io ragazzi anche oggi ho guadagnato la mia giornata, ho fatto il mio guadagno anche oggi e con questo vi salutiamo naturalmente tutto ciò che è andato in onda. Oh, ma Zapping lo conosci tu? Sì, lo conosco, ciao Zapping! Chi è? Zapping è quel programma in televisione su Teleregione Sardegna. Sì, Zapping, ciao Zapping! Voglio scappare. Lo conosci Zapping? Vieni qua. Sì. Lo conosci Zapping? Riesco a aprire la maniglia. Fa cover Zapping. Ero già sul lungomare di Alghero. Zapping è bravo. Freck Zapping. Esatto. Freck. Poi? Freck Zapping, poi c'è. Se n'è andato. Ma è. Certe amicizie ti fanno apprezzare quanto è bella la solitudine. Vabbè. Ciao. Zapping. Bravo. Ciao a tutti, appunto.
Ciao a tutti, appuntamento la prossima volta da Zapping, buona fine estate. Mi scappa la cacca. Ciao a tutti.